Buongiorno a tutti, come state? Benvenuti in questo vlog. Allora, oggi, come avete visto, ho appena finito di fare la skincare, ho messo la maschera, una maschera di Hello Body che voglio terminare perché ce l'ho lì da un bel po', e è una maschera nutriente e ho deciso di mettere quella. Stamattina mi sono alzata, adesso sono le 9:30, mi sono alzata presto, ho fatto la mia meditazione, ho bevuto prima un bel bicchiere, scusate ma c'è un'ape. Ho bevuto un bel bicchiere d'acqua fresca, poi ho fatto la mia meditazione, poi ho fatto un attimo di ripetizione di mantra, di affermazioni positive, pensieri sulla gratitudine. Ho raccolto un po' le idee. Io questa cosa la faccio tutte le mattine perché è un modo bellissimo per iniziare la giornata e dargli proprio un'impronta positiva. È molto importante il discorso della gratitudine. Magari se vi piace l'idea, vi posso fare un video dedicato perché sono cose che io pratico ormai da tanto tempo e che hanno portato dei grandi benefici nella mia vita. Comunque, fatta questa mia routine mattutina, poi mi sono fatta il mio caffè e mi sono dedicata un po' alla skincare. Oggi ho parecchie cose da fare. Innanzitutto, non so se prima o dopo essere uscita perché devo andare a cercare dei costumi da bagno perché li avevo vecchi, rovinati, ho deciso di buttarli l'anno scorso e quindi devo prenderne due perché poi la prima di agosto vado in vacanza. Magari questo vlog voi lo vedrete quando io sono già in vacanza o magari addirittura quando sono già tornata, non lo so perché ho tanti video programmati quindi non ne ho idea. Comunque devo andare a comprare il costume da bagno, i costumi da bagno. Poi farò il mio allenamento. Io sto facendo sempre allenamenti di Pilates, stretching, flexstone. Non mi piace fare allenamenti pesanti dove si salta, anche perché non sono proprio fatti per me, non mi piacciono, mi piacevano una volta quando andavo a fare aerobica. E vi voglio far vedere il sito dove io mi programmo tutti i miei allenamenti e c'è veramente di tutto. Adesso ve lo mostro. Allora, l'app che uso io è FixFit, che è un'app piena zeppa di video allenamenti. Ci sono un ragazzo e una ragazza che fanno questi video, che tra l'altro sono collegati, cioè sono pubblicati su YouTube, voi li potete guardare da qui oppure addirittura guardarli direttamente da YouTube. Ma la cosa bella è che questa applicazione per desktop voi ve la scaricate e potete fare anche il premium, ma io ho sempre fatto la versione free perché c'è talmente tanta roba di tanti tipi diversi che veramente vi potete sbizzarrire. E poi c'è questa sezione qua, il mio diario, dove voi potete programmarvi come volete voi gli allenamenti. Allora, ci sono degli allenamenti che vi propongono loro e vi fanno fare un video test per vedere il vostro livello e poi vi propongono un programma oppure ve li create voi. Per esempio, io che faccio solo Pilates, Flexstone e Stretching, vi faccio vedere come faccio. Allora, nei video allenamenti, allora qui potete selezionare il livello, però io non seleziono il livello, semplicemente dico che voglio allenamenti di stretching e di Pilates Fusion, non mi interessano altri tipi di cose, non seleziono la zona da allenare perché voglio vedere tutto quello che c'è, gli dico cerca l'allenamento. E lui mi fa vedere tutti questi allenamenti che possono durare, vedete, 11 minuti, 23 minuti. Adesso voi vedete le stelline perché li ho messi tra i miei preferiti. Qui in cima, qui, ci sono questi indicatori. Allora, quando c'è il pallino verde sono per principianti, per quello non ho selezionato il livello, perché poi io me li metto come voglio io. Questo che ha tutti e tre i pallini è avanzato, quindi vedete che io non ho messo la stellina perché a questi passerò più avanti. Ho messo però la stellina a quelli intermedi perché insomma io riesco a fare sia quelli base sia quelli per allenamento intermedio. Dopodiché voi sotto ogni allenamento avete questa schedina qui, se voi la cliccate, adesso io li ho già aggiunti, vi fa aggiungere questo allenamento su oggi, su domani, io mi sono programmata già le prossime 2 settimane, quindi ogni giorno ho 15 minuti di stretching, stability, addominali e schiena, e poi ogni giorno, questo ce l'ho sempre, me lo sono messo tutti i giorni, poi ogni giorno ho questi esercizi diversi di Pilates, di flex and tone, e mi faccio queste sessioni in due momenti diversi della giornata. Ve lo consiglio perché è veramente ottimo e potete scegliere davvero tutto quello che volete perché ci sono tantissimi tipi di allenamento anche ad alta intensità, ma anche ci sono per esempio allenamenti brevi, allenamenti veloci che durano solo 7 minuti, insomma, oppure sessioni più lunghe, potete veramente sbizzarrirvi e programmarvi il vostro diario come volete, tenere conto dei vostri progressi ed è molto carino anche perché è molto motivante. Io non ho la Smart TV.
Però tramite Chromecast, che è un aggeggio che ho comperato da MediaWorld, attaccato alla TV che funziona con il Wi-Fi, trasmetto lo schermo del PC sulla TV, quindi va benissimo e seguo bene tutte le sessioni di allenamento. Ora non so, adesso mi tolgo la maschera, mi devo rifare lo smalto perché vedete è proprio rovinato, mi sono tutto sfocato stamattina. Allora, fatto tutto. Ho fatto due allenamenti di stretching e di Pilates e poi mi sono messa lo smaltino nelle unghie, anche quelle dei piedi. Nei piedi l'ho messo tutto blu, qua invece ho fatto due unghie anche azzurre e adesso sono pronta per uscire. Vado a cercare al centro commerciale, vado a cercare i costumi da bagno. Speriamo bene, spero di trovare quello che mi piace, quello che mi interessa e soprattutto che non costi tanto perché ho visto che sono iniziati i saldi. Il look è questo, ho messo questi infradito, ho messo i jeans, tanto oggi si sta bene, è bello fresco, non è tanto caldo. Con questa blusa che è fatta così, sotto ha questa parte stretching, e questa qui molto svolazzante, mi piace. Bellissimi colori, a me piacciono tutte le sfumature dell'azzurro e del blu. Come make-up ho optato per un make-up semplicissimo, ho fatto soltanto un po' di contouring all'occhio e un gloss sulle labbra. E ho messo una BB cream, ma non mi ricordo la marca perché era una bustina, un campioncino che ho ricevuto in uno dei pacchi che ho ordinato, forse su Top Farmacia, non ricordo più. Comunque, è una cosa molto easy e semplice, anche perché stavo via un'oretta e mezza, non di più. E noi ci vediamo dopo, che vi mostro i costumi se li trovo. Ed ecco qui le scarpette. Vedete che sono molto carine perché hanno questi inserti d'argento che sbrilluccicano e dietro hanno questa parte un po' così arcobalenica. Allora, queste qui sono di questa marca qui, Case, sì, Case, penso che si legga, e costavano 50, ma le ho pagate 35 perché c'era lo sconto del 30%. E apro la mia finestra di alimentazione oggi, adesso sono le 17. Oggi ho fatto un bel protocollo lungo perché tanto non avevo fame con questo caldo e mangio questo yogurt colato greco. Di Milbona, c'è scritto 0% di grassi, ha un aspetto molto invitante perché ha anche tutti i puntini della bacca di vaniglia. Adesso lo mangio e poi vedrò com'è perché è una novità. Davvero, davvero buono! 0% di grassi, però è cremosissimo, veramente cremoso, non è troppo dolce, è davvero buono da provare anche perché non costano tanto gli yogurt da Lidl, adesso non ricordo cosa l'ho pagato questo qui perché l'avevo preso nell'ultima spesa che avevo fatto, ma vi garantisco che è buono, l'ho preso anche al caffè, devo ancora assaggiarlo. Adesso vedo cos'altro mangiucchiare e devo rifare il letto perché ho lavato le lenzuola, si sono già asciugate, mettere su una lavatrice e niente, ci vediamo Ed dopo. ecco cosa ho deciso di prepararmi per cena. Mi sono fatta due piadine con una mozzarella divisa tra le due e mortadella, perché a me piace tanto la mortadella, quindi non sempre uso il prosciutto cotto. Poi ho questo piatto di pomodori conditi con sale abbondante, olio d'oliva e aceto balsamico e queste quattro fette di melone e poi vediamo se ho voglia ancora di qualcosina aggiungo. Allora, ho mangiato tutto, mi sento un po' piena, però c'è posto ancora per dei biscottini. Allora, inzupperò questi biscottini nel mio caffè di cicoria, eccolo qua. E i biscotti in questione sono questi, senza glutine, che a me piacciono tantissimo. Sono come un po', somigliano un po' ai digestive, io li uso anche per fare le basi per le cheesecake, sono proprio simili ai digestive e mi piacciono. E mi piace inzupparli nel caffè amarissimo. Adesso questo qua è un caffè di cicoria perché ovviamente di sera se bevo caffè sto sveglia fino a dopodomani. E poi mi sta piacendo tanto questo caffè di cicoria. E niente, poi oggi stasera mi rilasso, ho una diretta da fare, non su YouTube, su un'altra piattaforma. E niente, andrò a letto presto perché domani voglio alzarmi prestissimo ed essere operativa subito. E vi do la buonanotte. Ciao!